parte alla settima edizione, ancora una volta siamo qui tutti presenti, l'Osservatorio del Lavoro, quindi con le istituzioni, INAIL, INPS, Dipartimento Regionale, la scuola, le università, le associazioni sindacali, tutti presenti per ribadire dei concetti essenziali che la sicurezza sul lavoro anzitutto riguarda non solamente i napoletani, gli italiani, ma riguarda anche i cittadini stranieri e deve essere una priorità tra le difese del nostro territorio e della nostra popolazione. Seduta solenne del Consiglio Comunale di Napoli nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino per celebrare anche quest'anno la giornata cittadina per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Una manifestazione che si svolge sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica ed è organizzata dall'Osservatorio per la sicurezza sul lavoro e trasmessa in diretta streaming dall'ufficio stampa del Comune di Napoli. Partecipano alla giornata gli enti deputati alla prevenzione degli infortuni, le associazioni che si sono distinte per la difesa e la tutela dei diritti dei lavoratori stranieri e per l'applicazione della normativa per la sicurezza nello svolgimento dell'attività di formazione professionale ed i rappresentanti degli istituti scolastici che hanno partecipato ai seminari formativi 3 giorni per la sicurezza sul lavoro, oltre ai consoli onorari di Nicaragua, Benin ed Indonesia ed una rappresentanza dell'ambasciata della Nigeria. Ma sicuramente i cambiamenti si avranno a medio e lungo termine. L'importante è che noi come osservatorio abbiamo cercato di fare un lavoro che parte un poco più da lontano. Abbiamo cercato di portare questo messaggio sin dalla scuola, cercando di sensibilizzare per l'appunto le classi dei più giovani, dei giovanissimi, a una cultura della sicurezza per far sì che i futuri lavoratori dipendenti o imprenditori sappiano che la sicurezza è importante ed è fondamentale ed è un buon investimento per il lavoro e per la società.